Briatore, torniamo da lei. Lei dove si trova in questo momento? Io mi trovo dove vivo, a Monte Carlo, e mi dispiace, non c'è una libreria dietro di me. No, ma lei c'ha i fiori però, non è un intellettuale, quello però si sa che lei non è esattamente Dato un che tutti hanno intellettuale. le librerie. Senta, Briatore, mi dica una cosa, a Monte Carlo come sta funzionando la riapertura? Che interessante avere un'esperienza di un altro luogo. Il coronavirus è sconfitto, non abbiamo ammalati in ospedale, non ci sono ammalati. Totale è stato un morto qui a Monte Carlo, una persona già con altre problematiche, per cui abbiamo anche aperto prima rispetto alla Francia, Cioè, perché i la suoi Francia locali hanno già apre. riaperto a Monte Carlo? No, i locali no, abbiamo fatto un accordo tra ristoratori e apriremo in giugno, sperando che si aprano le frontiere, perché in questo momento qui ci sono solo monegaschi, per cui c'è un mercato molto, molto, molto piccolo. Ma l'accordo l'avete fatto, cioè, lei ha incontrato il governo? Come ha funzionato lì per Sì. fare accordi per Allora, riaprire? la task force era di 3 persone che rappresentavano ristoranti e alberghi, poi c'era il ministro di Stato, il ministro dell'Economia. Abbiamo fatto 2 riunioni, abbiamo trovato gli accordi, i protocolli. Sono da affinare i protocolli per le terrazze, perché c'è una grande differenza se apri al chiuso, se apri sulle terrazze, però la nostra task force eravamo 3 persone per quanto riguarda la Che parte vuol dire questo? Che ristorante secondo lei in Italia sono un po' troppe le task force, un po' troppo complicata la situazione? Che sensazione e alberghi. Ah, io poi, anche che il capo delle task force continua a vivere a Londra. E quando il problema è l'Italia mi sembra una gran cazzata, cioè tu devi essere sul campo, come se io gestissi il team da Londra quando c'è il Gran Premio a Monte Carlo. Cioè lei dice che Colao doveva almeno tornare in Italia per dare una mano? Ma io credo che è il minimo che uno deve fare, cioè se devi mettere le mani nel posto dove c'è il problema devi essere qui. Poi Lui ha ognuno detto che sarà era più più bravo efficiente di me. da Londra, lavorava meglio a distanza, ha detto.